a me Face piace, poi ognuno è quello che è. Amo il confronto, la scoperta, la condivisione. Mi piace esternare i miei difetti perché i pregi li scoprono. Concedo sempre delle attenuanti. Preferisco rischiare una delusione piuttosto che un'indifferenza, anche se poi talvolta ci rimango male. Quando smarrisci la strada e non sai più dove andare, quando i dubbi hanno spazzato via tutte le certezze, quando hai camminato tanto per poter proseguire, ma sei ancora troppo indietro per poter continuare, quando continui a rigirarti da solo e vedi solo il vuoto, quando il tuo progetto è fallito per un amore che credevi per sempre, quando ti senti inutile e non riesci ad inserirti in un mondo che ti analizza, quando ti hanno lasciato per un altro mondo, quando pensi che niente e nessuno potrà mai aiutarti e non vuoi nemmeno chiedere, quando aspetti che accada ma non sai nemmeno cosa. Se lo sapevo prima. Noi siamo lo specchio degli altri, comunichiamo all'esterno nel silenzio con il nostro atteggiamento, ci ritorna ciò che diamo. La visione che abbiamo della vita diventa azione concreta. C'è sempre un altro modo di vedere le cose. Se tutto fosse come sembra, non si prenderebbero abbagli. Le situazioni negative non vengono mai casualmente, spesso sono segnali.